a Torino, in Piazza Castello, la manifestazione contro il declino, convocata dai sindacati confederali. Chiedono un progetto chiaro di rilancio per il territorio e per evitare che la pandemia si trasformi in una crisi sociale. Dal palco anche l'appello alle istituzioni dell'arcivescovo Nosiglia, Martino Villosio. La nostra situazione è che dal 23 di febbraio, che abbiamo chiuso per carnevale, non siamo più rientrati a lavorare. La situazione è davvero drammatica e il mercato del lavoro non ci dà speranza perché sembrerebbe che non ci siano più ingressi ovunque ci giriamo. La piazza che torna a riempirsi di lavoratori dopo il 1º maggio in lockdown, segno di speranza, immagine di una vasta preoccupazione. 30.000 posti a rischio nell'area metropolitana di Torino. L'allarme dei sindacati risuona nella manifestazione unitaria contro il declino. L'ultima dicembre aveva incalzato le istituzioni con la richiesta di un vero progetto per rilanciare la città. Il Covid ha trasformato l'urgenza in emergenza. Vogliamo che la nostra città torni a competere dal punto di vista industriale, dal punto di vista della cultura, dal punto di vista dei servizi. Dobbiamo mettere insieme tutte le idee che ci sono per poter contare in questo momento così importante, in cui arriveranno risorse dall'Europa. C'è bisogno di una grande responsabilità, di una grande progettualità e di una grande capacità di costruire questa alleanza e questo patto sociale. In piazza i lavoratori di automotive, turismo, servizi, edilizia, sanità, i timori per la fine del blocco dei licenziamenti intrecciati a quelli di lungo respiro. Questa è una città che ha grossissimi problemi di natura economica, di natura sociale e anche per quanto riguarda lo sviluppo e il proprio futuro. Noi oggi abbiamo un invecchiamento continuo di popolazione. Per frenare il declino si punti sulle infrastrutture, la ricerca, si mantengano le promesse sulla sanità. All'appello si salda l'arcivescovo Nosiglia dal palco del sindacato. Le sue parole vibrano con chiarezza. Ho provato diverse volte a rivolgermi ai vertici istituzionali, quelli nazionali e quelli locali, perché considerassero il lavoro il primo loro dovere. E vi assicuro che continuerò a importunarli